Ciao ragazze, oggi primo capitolo della saga a lezione di trucco. Vi parlerò oggi di uno dei nostri più validi alleati nel trucco, che è il fondotinta. Il fondotinta, cosa serve? Quanti tipi di fondotinta esistono e come si stende? Innanzitutto, a cosa serve? Il fondotinta serve ad esaltare il nostro colore naturale della pelle, a uniformare il nostro colore naturale, per creare una base su cui poi andare a lavorare per creare il nostro trucco. Quanti tipi di fondotinta esistono? Dunque, abbiamo i fondotinta fluidi, tipo questo, l'HD del Make Up Forever, si presentano quindi come un fluido, non spesso, non diciamo acquoso, ma neanche cremoso. Una via di mezzo, no? Si presentano così. Fondotinta fluido si presenta così. Vedete? Non è acqua, non è crema, molto facile da stendere. Si può stendere con la spugnetta, col pennello. Poi abbiamo i fondotinta in crema. Tipo questo è della Prairie, la Prairie, ed eccolo qua, è in crema, si presenta così, e sono più densi, stendibili, anche questi facili da stendere, più facilmente stendibili con la spugnetta che con il pennello. Poi abbiamo il fondotinta compatto, che è così, si presenta appunto in una cialda compatta. Tendenzialmente sono molto coprenti, un po' più difficili da stendere rispetto agli altri. Si stendono molto più facilmente con la spugnetta, preferibilmente inumidita. E poi abbiamo ancora i fondotinta in polvere, tipo i minerali. Io adesso non ne ho da farvi vedere. Ah, e poi abbiamo ancora le creme colorate. Io non ho una crema colorata, ma vi faccio vedere tipo questo. Potrebbe essere associato, diciamo, ad una crema colorata. Più o meno è molto più fluido, però come coprenza, diciamo che ha una coprenza di una crema colorata. E queste sono appunto sono le come si presenta, come si può presentare un fondotinta. Poi ovviamente c'è un fondotinta per ogni tipo di pelle, varie tipologie di pelle, pelle grassa, pelle mista, pelle normale, pelle secca, pelle sensibile. Esiste un fondotinta per ogni tipologia di pelle. I fondotinta per le pelli grasse, quindi se avete la pelle grassa, comunque tendente appunto al grasso, oleosa, dovrete comprare un fondotinta oil free, senza oli, che tende a dare un finish più matte e che tiene sotto controllo appunto le zone oleose. Se invece avete una pelle normale, secca, normale tendente al secco, secca appunto, tenderete a prendere fondotinta più idratanti, quindi non oil free. Parliamo adesso di come trovare il nostro colore di fondotinta. Sapete che io batto molto sul tasto del colore del fondotinta, perché deve essere uguale, simile, diciamo, il più possibile al nostro tono di pelle, e eventualmente giusto giusto un tono più chiaro o un tono più scuro. Per trovare
il nostro colore di fondotinta, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in profumeria o dovunque vogliamo andare a comprare il nostro fondotinta. Dobbiamo armarci di un po' di pazienza, andare a prendere i nostri tester di fondotinta, mettercene un po' sul dito, proprio poco, e andarlo a stendere qua, dalla guancia al collo, in questo modo. Ok? Non so se si vede. In questo modo qua. Il colore che più si avvicina, dovete ovviamente poi non lasciare la riga, ma stenderlo in questo modo. Il colore che più si avvicinerà, che sparirà sulla nostra pelle, sarà il nostro colore. Diciamo vedere bene il colore perché le luci dei negozi tendono ad ingannare perché molto spesso diciamo quasi tutti hanno i neon. Per vedere bene che colore abbiamo provato, bisogna andare fuori in luce naturale e farci aiutare da qualcuno o munirci di specchiettino. Quindi provarlo da questa zona a questa zona qua. Qua una strisciolina, 3-4 fondotinta, quelli che volete provare. Quello che si avvicina di più, che sparisce sul nostro colore di pelle, sarà il nostro colore di fondotinta. Capita molto spesso che tante case non magari facciano poche colorazioni e potrebbe capitare che il colore preciso della vostra pelle possa essere la fusione di due diverse tonalità. A questo punto vi conviene comprare questi due fondotinta, miscelarli e andate avanti per ora, insomma, per un po' di mesi così. Fate una spesa prima, però poi comunque ci andate avanti per un bel po' di tempo. Passiamo adesso a come si può stendere il fondotinta. Fondotinta possiamo stenderlo con nello da fondotinta, appunto. Con la spugnetta, io prendo una spugnetta, ce ne sono di vari tipi di spugnette, prendo proprio una spugnetta semplicissima di lattice, questa qua. Andrò a farvi una metà col pennello e una metà con la spugnetta per farvi vedere come si stende. E vado a stendere un fondotinta in crema che è questo qua dello Studio Sculpt di MAC. Questo appunto è un fondotinta in crema. Ok, ne vado a mettere un po' sulla mano. Prendo, faccio la prima metà con il pennello. Io ho già idratato la pelle, ricordatevi sempre 5 minuti prima di iniziare con il fondotinta di mettere la vostra crema idratante, di fare la vostra routine idratante. E facciamo appunto la prima parte con il pennello e dovete stenderlo in questo modo, sulla fronte dall'alto verso il basso, sulla fronte dall'altro verso il basso e nel viso dall'interno verso l'esterno. Se il colore del fondotinta è giusto per il vostro tono di pelle, non ci sarà neanche bisogno di andarlo a mettere sul collo, altrimenti se vedete che c'è un po' di stacco, sfumatelo verso il collo, sempre dall'alto verso il basso. Guardate bene di andare ai lati del naso, guardate bene che non ci siano righe se usate il pennello.
Ok, e questa è la prima parte fatta con il pennello. Vedete che comunque è molto semplice, dipende poi dal tipo di fondotinta. Questo qua in crema è già un po' più difficile da tirare col pennello, ma col fluido proprio andate benissimo. La seconda parte, come vi ho detto, la farò con la spugnetta. Prendete la vostra spugnetta, il vostro fondotinta sempre sulla mano, prendete un po' di prodotto e cominciate andando a picchiettare il prodotto sulla pelle in questo modo. Vedete, io non lo tiro, lo proprio picchietto. Mentre lo picchietto, vedete com'è il movimento. Non lo tiro mai. Anche qui stesso discorso. Se non è proprio identico al vostro colore di pelle, lo andate a sfumare sul collo. E in questo caso alla fine potete tirarlo leggermente. Vedete? Se il risultato, se vedete che il risultato per voi sia con il pennello sia con la spugnetta è troppo pesante, per andare ad ammorbidire, a rendere più naturale l'effetto del fondotinta, potete fare in questo modo: prendete o la stessa spugnetta, o io preferisco farlo con un pennello di questo tipo. Questi qua con la doppia fibra. Prendete un po' di Fix Plus se ce l'avete, o di acqua termale. Spruzzate il pennello con un po' di quest'acqua o la spugnetta, uno dei due, e andate a picchiettare dove avete steso il fondotinta. Questo smorza la pesantezza del fondotinta e rende il risultato più naturale. Diciamo un effetto più aerografato. In questo modo rende il risultato più leggero, meno pesante. La prima parte della base è pronta, spero che il video vi sia utile, e se avete delle domande mi raccomando fatemele, perché magari mi sono dimenticata di dire tutto quello che volevo dire, tutto quello che avrei dovuto dire nel video. E niente, seguitelo in tante come al solito, e commentate, iscrivetevi sopra, e baci al prossimo tutorial, ciao!